Do la parola al nostro Gianni San Paolo. Gianni ha accettato di stare con noi oggi, io le sono veramente profondamente grata e lo sarete anche voi dopo che avete ascoltato la sua lezione. Giovanni San Paolo insegna a Roma 3 letteratura tedesca e ha un curriculum scientifico molto ricco. Naturalmente non faccio mai l'elenco delle pubblicazioni davanti a un pubblico che ha bisogno di sentire la parola viva del nostro studioso che viene tra noi, però vi devo dire che Gianni ha un curriculum di studi insomma molto molto ricco e dentro questi tanti libri e tanti saggi che ha scritto trovate ogni 3x2, insomma ogni 3, ogni 4 negli elenchi, forse anche ogni 2, il nome di Goethe. Grazie Gianni, veramente grazie per essere con noi ed ecco, ti do la parola. Non so se si sente? Sì. Allora, grazie Novella, grazie alle organizzatrici di questa bellissima manifestazione. E grazie anche a Gabriella Catalano che da laggiù manovrerà le immagini su cui faccio molto assegnamento perché scusate ma le immagini con Goethe sono fondamentali. Goethe viene definito comunemente un uomo dell'occhio, tanto è vero che io cercherò di fare un breve ritratto di Goethe e purtroppo non parlerò quasi per nulla di poesia, parlerò di scienze naturali, parlerò di arti e parlerò del rapporto scienza e arte. E poi tutto questo ha assolutamente a che fare con la poesia, però è come il suo rovescio, è come vedere il lato posteriore di un arazzo, dove non c'è il disegno ma ci sono tutti i nodi fondamentali. Allora, alcune coordinate che ormai conoscerete, cioè Goethe nasce quasi precisamente a metà del Settecento, nel 1749, e vive 82 anni, e muore nel 1832. Questo periodo, metà Settecento, 1830, è definito per esempio da uno storico come Reinhard Koselleck l'età sella, cioè l'età di passaggio in cui avviene una improvvisa accelerazione della storia che porta a una trasformazione del mondo senza precedenti, diciamo il passaggio dalla vecchia Europa della prima età moderna al mondo che possiamo chiamare in senso lato contemporaneo, cioè alla modernità. E Goethe ha assistito e partecipato a tutte queste trasformazioni. Basti pensare che proprio a metà della sua vita cade la rivoluzione francese, evento che lo occuperà per tutta la vita, è un evento che lo segna molto profondamente. Per rappresentare plasticamente la trasformazione del mondo vissuta da Goethe in questo grande arco di vita, nominerei due cose. Goethe ragazzo, nella sua Francoforte, Goethe è nato a Francoforte, assiste all'incoronazione di un imperatore del Sacro Romano Impero. Sacro Romano Impero che era stato fondato quasi 1000 anni prima da Carlo Magno. Era un mondo medievale che sopravviveva a se stesso, del Sacro Romano Impero non importava più nulla a nessuno, però era questo mondo che si ripeteva perché bisognava ripetere sempre l'identico, no? Un mondo che non cambiava mai. Mentre negli ultimissimi anni di vita Goethe segue con grande passione, con grande interesse, Goethe ottantenne, segue tutte le notizie che arrivano su l'idea di scavare un canale a Panama, il canale di Panama che poi sarà realizzato anni più tardi e che rappresenta, come dire, la sfida
tecnologica più grande che quell'uomo abbia mai fatto fino allora alla natura, dividere due continenti, e che rivoluzionerà l'economia mondiale. Ecco, Goethe vive tra questi due estremi, il Medioevo, diciamo, in un certo senso, e il, appunto, il futuro, una modalità in cui ci possiamo riconoscere ampiamente. Un passaggio fondamentale nella vita di Goethe è di carattere politico, possiamo dire. Goethe ha 25 anni, è già famoso in tutta la Germania per il romanzo I dolori del giovane Werther, che gli darà prestissimo fama europea, e anche per altre cose, in realtà Goetz-Kolberg è un altro dramma, e riceve l'invito da parte di, del futuro duca di Weimar. Non è ancora duca perché è troppo giovane, riceve l'invito a diventare, lo dico molto in parole specifiche, diventare il suo braccio destro. E cioè Goethe si trova di fronte all'offerta da parte di una corte aristocratica, lui che è cittadino della libera città di Francoforte, che non sottostava a nessuna corte, si trova di fronte all'offerta di assumere un ruolo attivo nella gestione di uno Stato, per quanto il Ducato di Weimar non fosse molto grande, ma comunque questa era la proposta, e Goethe accetta, criticatissimo da tutti i suoi amici, dal padre: ma che cosa vai a fare? Vai a metterti, diventi suddito di un sovrano, mentre qui sei libero. E invece Goethe accetta perché vuole, come dice in una lettera, vuole vedere come gli sta il ruolo della vita nel mondo. Questo mondo è un mondo reale, un mondo sociale, un mondo in cui si può incidere nella realtà delle persone, incidere con un'idea del bene comune. E Goethe diventa praticamente ministro di tutto, cioè quando sentiamo chiamare Goethe il consigliere segreto è perché faceva parte del consiglio segreto. Il consiglio segreto altro non era che il governo, cioè il duca si sceglieva delle persone che si occupavano dei vari settori della vita dello Stato. E Goethe, ecco, entra nel Gran Consiglio pur essendo borghese, entrando in conflitto con gli aristocratici, tanto è vero che poi dovrà essere elevato al rango nobiliare, però si occupa di tutto. Vi faccio un breve elenco. Goethe si occupa di migliorare le strade che versavano in condizioni pessime, in condizioni ancora peggiori, versava l'economia dello Stato di Weimar, del Ducato di Weimar, e poi si occupa di ridurre l'esercito per ridurre le spese militari, e questo ovviamente gli porta a un'ulteriore inimicizia da parte dell'aristocrazia. Poi Goethe scopre che c'era una miniera d'argento abbandonata e la fa riaprire, e da lì cominciano i suoi interessi per la geologia, i suoi studi per la geologia. Poi c'è la manifattura del Tremontare, c'è la manifattura delle calze, la porta. Insomma, Goethe poi sarà perfino architetto. Cominciamo a vedere i contorni di una persona che possiamo passare al diapositivo della piramide, che come scriverà un amico, cito testualmente, sta gettando le basi della piramide della sua esistenza in modo che diventi più alta possibile. Questo è un acquarello della piramide Cestia a Roma. Goethe sta attuando un progetto di vita che lo impegna a
raggiungere, come dire, il massimo di conoscenza, di azione anche però, e di raggiungimento di scopi che non sono semplicemente narcisistici, non sono solo manie di grandezza. Nietzsche, che è un grande ammiratore di Goethe, scrive: Goethe si disciplinò all'interezza. Ecco, e qui cominciamo ad accennare questo tema che sarà il filo conduttore della mia relazione, il tema dell'essere umano totale, dell'essere umano integrale. Goethe si disciplina per raggiungere un massimo di conoscenza e di arte, che sono poi cose che sono trasmissibili anche a tutti, non sono in realtà un esercizio solipsistico, un esercizio che si fa solo per se stesso. Andando molto veloce, possiamo passare alla prossima diapositiva, perché dopo 10 anni di sedute del Consiglio Segreto, Goethe si rende conto che ha scritto pochissimo, pochissimi drammi appena iniziati, pochissime poesie, opere appena abbozzate, e fugge letteralmente in Italia. Fugge in Italia, e che cosa trova in Italia? Trova soprattutto la natura e l'arte. Nelle elegie romane, che scriverà poi dopo essere tornato in Germania, in Italia sta più di un anno e mezzo, nelle elegie romane dirà chiaramente che cosa ha trovato in Italia. Il sud è luce, è cielo luminoso, è trasparenza, è evidenza di forme e colori, mentre sotto il cielo grigio del nord non resta che rimuginare sul proprio io. Perciò l'Italia è una scuola di oggettività, è una scuola che mi fa scoprire un rapporto, possiamo vedere il paesaggio siciliano, gli fa scoprire un rapporto del tutto nuovo con la realtà, un rapporto del tutto, questi sono acquarelli di Goethe, un rapporto del tutto nuovo con la realtà, anzitutto attraverso, dicevo, la natura, che poi diventerà una natura studiata scientificamente, come adesso vi racconterò, e attraverso l'arte. L'interesse per la natura diventa vera e propria attività scientifica in vari campi. Cominciamo con la botanica. Goethe, fin da giovane, in realtà fin dalle prime cose che conosciamo di lui, intende la natura come un unico essere, un immenso organismo, un organismo vivente. La sua ambizione è di poterla comprendere e sentire attraverso i singoli fenomeni, i singoli esseri. Dunque l'unità si manifesta nel molteplice, che va conosciuto individualmente negli individui. Questa è una posizione molto nuova per il tempo, perché la scienza del tempo si limitava alla sistematica di Linné, cioè alla classificazione degli esseri secondo le loro caratteristiche, che ovviamente si sposava con la mentalità e con l'ideologia del razionalismo. Goethe invece ricerca la legge di formazione che genera unitariamente la varietà delle forme. Allora c'è la natura che crea secondo leggi unitarie, e questo creare crea al tempo stesso la diversificazione, ma anche l'affinità e l'unità. Goethe chiama questo suo metodo morfologia, cioè studio delle forme. Possiamo vedere le rose, sono altre tavole dagli scritti di botanico di Goethe. Allora, morfologia è studio delle forme.
si tratta di una osservazione e comparazione paziente basata su evidenze empiriche e su costruzioni teoriche per così dire visibili e tangibili, come l'idea, per esempio, che tutti gli organi della pianta derivino da mutazioni del modello foglia. Goethe scrive un trattato che si intitola La metamorfosi delle piante. La metamorfosi è una legge di evoluzione, non dobbiamo confondere questa idea di evoluzione di Goethe. Possiamo passare alla diapositiva successiva. Non dobbiamo confondere l'idea di evoluzione che ha Goethe con quello che poi sarà l'evoluzionismo di Darwin. L'evoluzione di Goethe è un'evoluzione piuttosto ciclica, comunque già un'idea di una parentela tra gli esseri che si sviluppano da uno stesso processo formativo, una visione della natura come forza creatrice. E dunque l'attività scientifica consiste nella paziente osservazione, comparazione e meditazione per la ricerca del processo con cui la natura crea tutti noi esseri viventi. Ecco, l'osso internascellare, per esempio, perché è così importante nella storia del pensiero di Goethe. Nella scienza del tempo, nell'osteologia del tempo, si riteneva che tutti gli animali avessero quest'osso dietro gli incisivi, che è separato dal resto della mascella, che si chiama osso intermascellare, che è ben visibile in tante specie animali, tante specie di mammiferi. Ma nell'uomo non si vede, perciò la teoria dei creazionisti era: Dio ha creato gli animali in un certo modo, ha creato l'uomo in un altro modo, perché nell'uomo non c'è l'osso intermascellare. Goethe, grande osservatore, a forza di osservare crani, che cosa vede? Che c'è un'invisibile sutura nel palato, dietro gli incisivi, e così scopre l'osso intermascellare nell'uomo. E così questa sutura viene chiamata sutura, non so se leggete, sutura Goethei, cioè ciascuno di voi ha dietro gli incisivi una parte del corpo che porta il nome di Goethe. Adesso avete scoperto questa cosa, anche se l'osso intermascellare era stato scoperto da questo o quell'altro scienziato, diciamo questa scoperta poi viene attribuita a Goethe per l'importanza epistemologica che Goethe attribuisce a questa cosa. Cioè la cosa più importante è aver dimostrato che l'uomo e gli animali non sono distinti, ma nascono da uno stesso processo della natura. Possiamo vedere immagini di altri esseri viventi di cui si occupava Goethe studiava appunto osteologia comparata di tantissimi animali, e questa idea dell'unità uomo-animale è fondamentale per la sua visione monistica, cioè c'è un solo principio vitale, c'è una sola realtà, c'è una sola natura. Poi per Goethe questa natura è addirittura Dio, cioè Dio non è altro che la natura e la natura non è altro che Dio. Chiamiamolo forza creatrice, Goethe la chiama in mille modi, perché poi Goethe era anche politeista, non solo panteista, ma era politeista, volendo all'occasione era protestante se doveva fare un dispetto ai cattolici romantici. Perciò la cosa importante è avvicinarsi per Goethe a questa unità del vivente. Ora, vi ho detto che Goethe doveva fare il ministro di tutto,
ha detto novella due è troppo, perché ha scritto troppo, si riferiva in gran parte alle opere letterarie, autobiografiche, storiche, così. Ma se voi scogliate gli scritti scientifici, Goethe ha scritto, per esempio, sulle zampe anteriori della talpa, sulla anatomia della lumaca, sulla fisiologia della rana. E poi io, leggendo i suoi scritti scientifici, un giorno sono rimasto, così sono saltato sulla sedia, perché in una frase incidentale dice come ho appreso dalla mia pluriennale esperienza con l'allevamento dei bachi da seta. Cioè Goethe ha allevato bachi da seta per anni, oltre a fare tutte queste altre cose. C'è una dedizione assoluta alla osservazione della natura, e è stato anche calcolato, gli studiosi, novella ha detto Goethe troppo, ma gli studiosi di Goethe sono troppo ancora di più, hanno calcolato che Goethe si è occupato molto più di scienze naturali dal punto di vista del tempo dedicato, si è occupato molto più di scienze naturali che non di letteratura e poesia nella sua vita. Del resto, questo Goethe che, come dice, cerca Dio in Erbis et Lavinibus, nelle piante e nelle pietre, è un grande geologo. Possiamo passare, ecco, questo è uno degli innumerevoli cassetti che a casa di Goethe tuttora contengono delle cassettiere, sono innumerevoli cassettiere che contengono la sua collezione di minerali. Lui non era un collezionista, era uno studioso di minerali, allora non solo raccoglieva minerali e li studiava, ma li scambiava con i mineralogisti di tutta Europa, con gli istituti scientifici di tutta Europa, per esempio con l'Istituto di Scienze Naturali di Milano, di cui era socio corrispondente. In tutta Europa gli mandavano pietre e lui mandava pietre e lui studiava. La geologia del tempo era legata anche allo studio, alle teorie sull'origine della Terra, perciò rasentava quasi la cosmologia. Geologia e mineralogia, ho parlato della miniera d'argento a Ilmenau, dove prestissimo Goethe comincia a studiare mineralogia, poi ancora di più, venendo in Italia, mentre attraversa le Alpi, già studia il paesaggio dal punto di vista geologico. Volete sapere quanti minerali Goethe ha lasciato? Sono 800.000. Allora, io ho fatto un semplice calcolo: se uno ne guardasse 500 al giorno, tutti i giorni, ci metterebbe più di 4 anni per guardarle tutte. E l'osservazione delle pietre è per Goethe una cosa fondamentale, tanto che Goethe scrive in uno degli aforismi della Vecchiaia questa cosa: le pietre sono maestri muti, rendono muto l'osservatore, e il meglio di ciò che si può apprendere da esse non si può comunicare. Perciò il grande maestro della parola, Goethe, apprende dalle pietre a essere muto. E allora facciamo diamo un premio a Goethe. Questa è la Goethite. Non l'ha scoperta lui, ma nel 1806, per i suoi grandi meriti nella mineralogia e geologia, un mineralogista tedesco ottiene che venga ridenominato un minerale che era già conosciuto,
ma che venga ridenominato come Goethite, e si chiama così in tutte le lingue, anche in italiano la Goethite. E ci resta ancora da nominare il campo scientifico in cui Goethe ritiene di aver dato il maggior contributo, cioè la teoria dei colori. Goethe riteneva di aver portato con la teoria dei colori una rivoluzione scientifica che sarebbe rimasta nella storia, e per questo riteneva la sua teoria dei colori più importante di qualsiasi sua opera letteraria. In che consiste l'originalità della teoria dei colori di Goethe? Consiste nel fatto che il dato naturale, il colore, non viene considerato come un semplice dato fisico, ma viene considerato nel suo essere percepito dai sensi umani. Dunque non è il fatto in sé, ma il modo in cui uno stimolo fisico interagisce con l'uomo come organismo e come anche come psiche. Il colore è nell'occhio, dice Goethe, e dunque non è una vibrazione, come sosteneva Newton, ma è intessuto con tutto l'essere umano. Dunque, Goethe anticipa ciò che ci spiegano oggi la percettologia e le scienze cognitive. L'approccio è assolutamente consonante con quello che ci dice oggi la psicologia percettiva e anche la neurologia. La teoria dei colori di Goethe, a differenza di quella di Newton, non fa appello soltanto alla scienza fisica, ma è una scienza della visione, nei suoi vari aspetti, non solo fisiologicamente percettivi, ma psicologici, estetici e culturali. Un volume della teoria dei colori di Goethe è la storia delle teorie dei colori, è una storia culturale, perché la nostra visione del colore è anche una visione culturale, che è determinata dalla cultura. Come sempre in Goethe, è l'essere umano l'interprete della totalità. Scrive Goethe a proposito della teoria dei colori: l'uomo è il più preciso apparecchio fisico che possa esserci. L'uomo, del resto, è l'organo attraverso cui la natura conosce se stessa. Perciò difficilmente possiamo concepire una totalità della natura senza concepire una totalità umana atta a esperirla e conoscerla. Vorrei citare a proposito queste righe del 1805 da un saggio su Winckelmann, citazione da Goethe: infatti, a che cosa serve tutto questo dispendio di soli e pianeti e lune, di stelle e galassie, di comete e nebulose, di mondi formati e in divenire, se alla fine non c'è un essere umano felice che inconsapevolmente gioisce della propria esistenza? Tirando le somme, abbiamo visto Goethe studioso di botanica, di osteologia, anatomia comparata, geologia, mineralogia, non ho nominato la meteorologia. Negli scritti scientifici di Goethe ci sono tavole di carta millimetrata, irte di dati numerici sulle misurazioni delle temperature. Goethe in vecchiaia
in vecchiaia comincia a interessarsi moltissimo di mineralogia, di meteorologia, e ha anche una sua teoria meteorologica. Poi abbiamo visto l'ottica, la teoria dei colori che lui chiamava la cromatica. Rispetto a questo impeto verso la totalità, va detto che nell'epoca di Goethe era già avviata la specializzazione, cioè l'isolamento dei saperi. Goethe già era un eretico rispetto alla distinzione accademica delle tutte queste discipline. Goethe però ispira, nella prima metà dell'Ottocento, ispira una intera generazione di giovani scienziati che ricercano come lui l'unità della natura. Su questo ci sono studi importanti, molto, molto interessanti. Cioè c'è tutta una scienza ispirata a Goethe nella prima metà dell'Ottocento. E ora, per passare dalla scienza al tema dell'arte, mi serve di un epigramma goetiano, un po' cattivo. Chi ha l'arte e la scienza ha anche la religione. Chi non ha l'arte né la scienza abbia la religione. Allora, Goethe è stato chiamato il gran pagano. In effetti, quando si autodefinisce politeista, ha una ragione, perché il modello greco ha una grande importanza nella sua estetica. Goethe viene in Italia non solo per fuggire alla burocrazia di Weimar, ma anche perché è alla ricerca di se stesso. È un uomo di 37 anni che ha cominciato la sua vita con un grande talento poetico, poi l'ha sacrificata sull'altare di questo impegno, chiamiamolo così, civile, che poi ha portato non molti frutti, e fugge in Italia e vuole ritrovare se stesso, vuole capire chi è. Il fatto che sia in incognito e che si registri dappertutto come pittore dà da pensare, perché poi Goethe, che si spacciava per il pittore Filippo Möller, Goethe in realtà in Italia disegna moltissimo, dipinge, ma prende sistematicamente lezioni di disegno, lezioni di pittura. Insomma, era molto indeciso se diventare proprio pittore. E poi viveva a casa di un pittore, via del Corso a Roma, aveva una stanza presso il pittore Tischbein, ed era circondato dall'ambiente di tutti i pittori tedeschi, anche Kaufmann, eccetera. Ora, possiamo vedere in questa immagine uno dei tantissimi studi di Goethe sulle figure classiche, e poi un disegno fatto una volta tornato a Weimar nel 1788 della compagna che andrà a vivere con lui da quel momento in poi, e che lui sposerà solo 20 anni dopo. Seguono lo stesso linguaggio, ovviamente. Ora, parliamo un attimo della funzione del modello greco, dell'arte greca. È determinante il pensiero di Winckelmann, anche a metà del Settecento, scrive che i greci creavano opere d'arte perfette perché loro stessi erano un'umanità perfetta, perché il loro clima, perché la loro democrazia, perché la loro libertà permetteva loro di dispiegarsi interamente le potenzialità umane, a differenza della scissione moderna dovuta alla morale, dovuta alla
alla religione, dovuta alle professioni, dovuta anche a questa specializzazione. Goethe sviluppa i pensieri di Winckelmann e ritiene che l'artista greco, a partire da una profonda confidenza con la natura, può proseguire e intensificare l'azione creatrice della natura stessa. Ovvero, l'artista greco, a partire dalla figura umana, che è un organismo, è per Goethe l'organismo più elevato che la natura riesca a produrre, a partire da questo elemento organico, l'artista greco arriva a proseguire l'opera creatrice della natura e a trasformare la figura umana in figura divina. Le figure degli dèi create dall'arte, possiamo vedere la immensa testa di quella che allora si chiamava la Giunone Ludovisi, un calco in gesso che Goethe porta dall'Italia a casa sua, questa è casa di Goethe a Weimar. Le figure degli dèi create dall'arte sono una provocazione per l'uomo moderno, scisso e ridotto a frammento dalla sua occupazione, dalla sua morale, dal suo sapere parziale. Le figure degli dèi sono l'anticipazione estetica dell'uomo integrale, ossia mostrano all'uomo ciò che l'uomo potrebbe essere e dovrebbe essere. Perciò quando vediamo tutta questa presenza dell'antico in Goethe e anche in altri autori della sua epoca, dobbiamo ricordarci che per loro l'antico non è il passato, l'antico è il futuro, è la descrizione di un'utopia, un'utopia di interezza umana. Dall'Italia Goethe accetta di tornare a Weimar solo a patto di occuparsi esclusivamente delle istituzioni culturali, un'altra stanza della casa di Goethe a Weimar. E perciò si occuperà in particolare della Università di Vienna, che è nel Ducato, lì nascerà poi il romanticismo tedesco, stretto dialogo con Goethe. Goethe sarà insegnante di anatomia nella scuola di disegno di Weimar e qui anche vediamo la stretta commistione di scienza ed arte, no? Anatomia nella scuola di disegno. Sarà direttore del teatro e questo sarà molto importante perché la sua attività di regista e di formatore degli attori poi sarà un punto di riferimento. Accelero perché anche i tempi cambiano velocemente, tempi di cui stiamo parlando ovviamente. A fine Settecento Goethe scrive il romanzo Wilhelmmeister. Nel Wilhelmmeister è centrale l'idea della coltivazione di sé. Questo Wilhelm vuole coltivarsi, svilupparsi armoniosamente in un modo universale. Sono le idee della cosiddetta Bildung, che si dice in tedesco, che non significa solo trasformazione, significa tante altre cose, viene ben tradotto dagli inglesi con coltivazione di sé, appunto, una coltivazione di sé che è poliedrica, è universale. 30 anni più tardi Goethe scrive il secondo romanzo su Wilhelmmeister, che sono gli anni di pellegrinaggio, in cui proprio all'inizio viene detto che queste idee di formazione universale sono sciocchezze, ora è venuto il tempo delle unilateralità. Ma per Goethe, nel mondo moderno, dove è poi inevitabile specializzarsi, è anche auspicabile, questa è l'utopia di quel romanzo, è anche auspicabile che le specializzazioni di ciascuno siano messe poi in comune, no? Nella comunità ognuno presta la propria specializzazione a tutti gli altri, perciò
non c'è la totalità dell'individuo, ma c'è la totalità dell'insieme. È un'idea molto, molto, molto interessante questa. Negli ultimi anni, comunque, l'ideale dell'uomo integrale diventa consapevolmente minoritario e addirittura perdente. Pensiamo alla figura di Ottilie alla fine del romanzo Le affinità e Lottine. Ottilie è la bellezza per eccellenza, no? Una bellezza che muore alla fine, muore però rimane inalterabile, cioè la sua salma continua a mantenere la bellezza del che aveva in vita. Ecco, questa è un po' un'immagine di questa antropologia estetica, di questo messaggio sulla interezza umana che, pur sconfitta dalla storia, non deve andare perduta. Ecco, a ben vedere, Goethe cerca nella natura, in questo suo dedicarsi alla natura, cerca un'alternativa alla storia. Ho accennato di come sia stato sconvolto dalla Rivoluzione francese. Solo invecchiaia racconterà a Eckermann di aver capito solo molto tardi quanti effetti benefici avesse avuto la Rivoluzione, ma per tutta la sua vita la Rivoluzione francese è stato l'incubo per eccellenza. Ora, l'incubo per eccellenza viene a bussare alla porta di Goethe nel 1806, quando l'esercito di Napoleone sconfigge proprio alle porte, non proprio di Weimar, ma di Vienna, di vicino, sconfigge l'esercito prussiano con tutti i suoi alleati, e da quel momento gli stati tedeschi sono invasi e diventano un protettorato della Francia. Nel 1808 Goethe incontra il rappresentante per eccellenza di questo caos della storia umana, che è Napoleone. Goethe ha due colloqui con Napoleone. Napoleone attacca il discorso raccontando che nella campagna d'Egitto tutti i suoi ufficiali leggevano il Werther. E allora anche lui si è letto questo Werther, gli fa tutte le critiche sul Werther. A Goethe sfugge la parola destino e Napoleone lo zittisce dicendo: la politica è il destino. Ecco, da questo momento in poi, dal 1808 in poi, la politica è il destino. Cioè il caos della storia è una dimensione a cui non possiamo sfuggire rifugiandoci nella natura. Goethe cerca nella natura risposte, senso, unità. Per questo la vede solo come forza creativa, come forza armoniosa. Uno scrittore del nostro tempo, Thomas Bernhard, direbbe: sì, la natura, ma anche il cancro è natura. Perché rimuove tantissime cose che sono natura e che sono cose distruttive. Anche il terremoto è natura, anche tante cose distruttive sono natura. Allora Goethe cerca nella natura, come dire, lo scampo dal caos della storia. Ma infine, in fin dei conti, anche occupandomi di Goethe da alcune decine di anni, posso dire che lo stesso Goethe riconosce che l'arte può più della scienza, che l'arte può più della scienza, e almeno nel suo caso possiamo dire che fu molto più grande poeta che scienziato. Però per conoscere il poeta andava conosciuto anche un po' lo scienziato. Concludo. Il Goethe, poeta e scrittore, è quello più problematico e più vicino al nostro modo di sentire. Pur considerata la distanza storica e anche a dispetto di ogni distanza storica, chiunque può prendere in mano oggi un romanzo come Le affinità elettive
e restarne turbato. Il Werther, questa prima opera della ribellione giovanile radicale, è giustamente molto letto, ma sarebbe bello se fosse un po' più letto un romanzo collage come gli avanguardistici anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, che Goethe scrisse in vecchiaia. Quanto hanno da insegnare in questa epoca di conflitti quello splendido libro in cui Goethe si finge un poeta persiano, o le elegie in cui emula i liberi amori degli dei. Il Faust non cesserà mai di incalzarci con i suoi problemi, e anzi dovrei concludere davvero stavolta, riassumendo Goethe in questa sua frase: la soluzione di un problema è sempre un altro problema. Grazie.